potevano lavorare anche a 150 km di distanza dalle loro abitazioni e dovevano pagare sia il carburante che i pedaggi. Gli oltre 5.000 lavoratori italiani delle autostrade, 120 dei quali abruzzesi. Ora non sarà più così, grazie all'accordo siglato dalla FILT CGIL e dalla Gestione Servizi Associati. Il segretario nazionale del sindacato Natale Colombo, oggi a Pescara per partecipare ad una assemblea, ha ribadito l'importanza dell'intesa. Ha spiegato che si tratta di lavoratori che operano prima delle gallerie per le attività e i servizi antincendio, con turni che vedono un presidio H24. Il sindacato, c'è la FILT in particolare, c'è in questa azienda oggi. E io mi auguro che questo sia solo l'inizio di un lungo percorso, soprattutto rispetto alla prospettiva che meritano questi lavoratori. Tanto abbiamo di fronte a noi due tipi di problematiche, questioni tutte interne all'azienda che abbiamo iniziato ad affrontare realizzando con ottimi risultati l'accordo quadro sottoscritto ieri. E poi abbiamo il tema dell'applicazione contrattuale, che ovviamente sta su un altro tavolo, e dovremmo provare da qui a breve a coinvolgere le due associazioni, Anise e Angaf, affinché si possa realizzare un unico contenitore contrattuale degno di questo nome e che rispetti soprattutto le leggi vigenti in questo paese. Questo primo accordo nazionale mette in fila le problematiche alla base della programmazione dello sciopero nazionale fissato per il 25 luglio prossimo, che viene revocato, e realizza prime significative risposte su sedi di lavoro, organizzazione, igiene, salute, sicurezza, stabilizzazione dei rapporti di lavoro e buoni pasto, ha evidenziato il segretario regionale della FILT CGIL d'Abruzzo e Molise, Franco Rolandi. Abbiamo costituito le basi per dare a questi lavoratori un contratto degno, diciamo, del lavoro che svolgono, un lavoro di enorme difficoltà, di enorme sacrificio e soprattutto anche molto pericoloso, perché stiamo parlando di lavoratori che operano nel contesto delle gallerie per vigilare sull'emergenza derivanti dai rischi di incendio, operano H24. Questi lavoratori fondamentalmente non avevano una sede di lavoro, la loro sede di lavoro era tutto il tratto autostradale che nel caso della 14 va da Bologna a Taranto, e questi lavoratori erano costretti ad andare in ogni cantiere di lavoro a proprie spese, quindi anticipando e sostenendo le spese relative all'autovettura, quindi alle spese energetiche, ma addirittura dovendo pagare anche pedaggio autostradale. Adesso abbiamo individuato con l'accordo di ieri che questi lavoratori debbano avere invece una propria sede di lavoro e debbano essere adeguatamente retribuiti nel momento in cui si spostano da un cantiere all'altro.